Il Consiglio Comunale di Sapri ha approvato nella giornata di ieri il conto consuntivo. Durante la riunione del consesso, tenutasi a porte chiuse in linea con la normativa anti-Covid, non è mancata la dialettica politica. Centrale la figura della ormai ex consigliera di maggioranza, Donatella D'Agostino, che riveste ancora il ruolo di presidente della Commissione Bilancio e che sin dall'inizio della seduta ha chiesto chiarimenti su alcuni aspetti del documento finanziario portato in consiglio per l'approvazione. In particolare, dubbi sono stati espressi su un possibile credito vantato dall'ASL di Salerno nei confronti del Comune per un ammontare di oltre 1 milione di euro e relativo ad alcune prestazioni in ADI nel periodo 2007-2017, di cui però non vi è traccia nel conto consuntivo. Di tale cifra, venuta fuori da un carteggio tra l'ASL e il Comune, la D'Agostino aveva chiesto lumi già in Commissione Bilancio, assieme ad altre questioni come le spese relative al cineteatro e agli impianti sportivi, tutte non riportate nel conto consuntivo. In Consiglio Comunale l'ex consigliera di maggioranza è tornata ieri a rimarcare questi aspetti, evidenziando il rischio per la veridicità del documento finanziario, già chiuso con un disavanzo di circa 400.000 euro. Poi, non ritenendosi soddisfatta delle risposte ricevute, ha deciso di non votarne l'approvazione, dichiarandosi di fronte al Consiglio dissidente rispetto al gruppo di maggioranza. Spiegazioni ne abbiamo avute ben poche, ha detto oggi la D'Agostino. Il sindaco in aula ha parlato lungamente di finanziamenti ricevuti. In Consiglio Comunale quindi si è discusso di cose che non erano all'ordine del giorno, perché non dovevamo occuparci di ciò che si è avuto, ma del conto consuntivo. Il documento è comunque passato grazie al voto dei 7 consiglieri di maggioranza presenti, mentre in 5 i consiglieri di opposizione più la D'Agostino hanno votato contro. Ci troviamo di fronte a una maggioranza sempre più minoranza, ha commentato oggi Sapri Democratica, che con affanno è riuscita ad approvare il conto consuntivo. Il sindaco non ha dato nessuna risposta sui dubbi sollevati dalla sua ex consigliera, neppure sul disavanzo, sull'aumento delle tasse locali, oltre 500.000 di euro in più per il 2020, né sulle nostre sollecitazioni in merito a questioni politiche, come la costituzione di un gruppo segreto all'interno della maggioranza e le dimissioni del consigliere personale del sindaco Giuseppe Cosentino.